Chissà se esiste davvero la matematica della felicità. Oggi devo ringraziare il collega Tonio Augello che mi ha segnalato questo titolo. In realtà tra la corrispondenza, potremmo dire, tra la felicità e le modalità di calcolarla è stata studiata da tante persone. Trovate un'infinità di titoli se volete. Ma noi invece vi offriamo un libro fresco di stampa e soprattutto vi offriamo la possibilità di conoscere l'autore di questo libro edito da PM. Ben trovato, Tony, a te. Ciao Rocco, è con noi stamattina Rocco Dedda, autore della Matematica della Felicità. Con lui apriamo insieme questo libro che ci fa riscoprire, qualora ce ne fosse bisogno, l'importanza e il fascino di questa materia. Rocco Dedda, docente orsarese oggi a Pescara, ideatore del format Un quarto d'ora con il prof. Ecco, lascerei a lui la parola per parlarci di questa sua opera, di questo suo libro e di come la matematica non sia un nemico ma un valido alleato. Allora, ciao, innanzitutto grazie per il coinvolgimento. La matematica della felicità, ve la mostro, eccola qua, è un'edizione PM, un libro che io definirei divulgativo, ma nel senso di una divulgazione ponte. Che cosa intendo dire? Ho cercato attraverso questo libro, che non è un libro scolastico, di far conoscere quelle che sono le strategie didattiche, ma anche le applicazioni della matematica in tante sfere del sapere, soprattutto l'evoluzione della matematica, proprio a supporto di una conoscenza trasversale che può essere importante appunto per alleviare, se vogliamo, le difficoltà della matematica a scuola. Cosa intendo io per matematica della felicità? Essenzialmente tre aspetti. Innanzitutto capire dove applichiamo la matematica e osservare che in effetti è una delle più grandi conquiste dell'umanità. La matematica la applichiamo nella fisica, nell'ingegneria, nell'economia, ma anche, lo mostro nel libro, nell'arte, nella natura, nella musica, in letteratura. Abbiamo lavorato addirittura a Ossara di Puglia con lo chef Pezzullo a dei laboratori con la gastronomia, con la parmigiana di Borragine. Ecco, e questa felicità, questa matematica applicata un po' dappertutto, se vogliamo, si accompagna a un altro tipo di felicità in matematica, cioè la capacità di riuscire a leggere la matematica. Perché che succede? Molto spesso a scuola, purtroppo, cosa capita? Che ci sono studenti o studentesse che dicono: prof, ma tutta sta roba che stiamo facendo oggi in classe, tutta questa astrazione che vediamo, eccetera, ma poi nella vita di tutti i giorni, di questa roba qua, che ce ne facciamo? E quindi questo è in qualche modo un paradosso che va combattuto. Quindi cerco di parlare appunto all'interno del libro di quelle che possono essere le difficoltà in matematica, analizzo un po' gli errori, analizzo un po' quelle che sono le strategie che possono essere utilizzate a scuola per superare determinati muri, come ad esempio la flipped classroom, che è una strategia che utilizza le video lezioni. Cioè io spesso do delle video lezioni che carico sul mio canale YouTube su Un quarto d'ora con il prof ai ragazzi, gli studenti vanno a studiare a casa autonomamente e poi la parte degli esercizi, la parte dei compiti a casa viene svolta in classe col docente, in modo da poter controllare gli errori che vengono fatti. Comunque, al di là di questo, e poi diciamo vado all'ultima parte chiaramente del libro, l'analisi del linguaggio è importante, perché la matematica è una materia molto simile a una lingua straniera, ma anche allo stesso italiano, ha una grammatica, ha un certo tipo di linguaggio che va interpretato e soprattutto va capito rispetto alla sua evoluzione storica. Quindi traccio un po' una sintesi dell'evoluzione storica della matematica partendo dai babilonesi, dagli egizi, quindi da documenti che risalgono a un periodo storico antecedente anche al 1000 avanti Cristo, e cerco di far capire come la matematica a un certo punto, che nasce comunque per risolvere problemi quotidiani applicati all'agricoltura, applicati alle funzioni pubbliche, applicate a tante sfere dirette, concrete, quelle diciamo evidenti, a un certo punto sposa la strada dell'astrazione, e il perché alla fine scegliamo in qualche modo di lavorare con la matematica in un certo modo, perché la studiamo in un certo modo. In sintesi, se da una parte la matematica non è un'opinione perché funziona e quindi ci possiamo affidare a ciò che dice, dall'altra è frutto di scelte, di studiosi, è frutto di opinioni, e quindi allo stesso tempo la matematica è un'opinione.
Bellissima definizione che però mi dà il modo, io direi, di inquadrarti, perché la regia scoprirà perché. Tu hai dietro il Pi greco, noi abbiamo celebrato già il 14 marzo scorso con una pagina di storia la giornata del Pi greco, però hai anche dietro, vicino, un qualcosa che assomiglia molto alla grande musica dei Pink Floyd, un celeberrimo LP, The Dark Side of the Moon. Siccome la matematica e la musica sicuramente hanno delle analogie e l'una non è detto che sia l'ancella dell'altra, tu personalmente come la metti insieme all'arte, questa matematica, nella tua vita? Allora, qui abbiamo alle mie spalle una bella domanda, è molto interessante. Allora, qui c'è tanto della matematica, perché il pi greco comunque rappresenta un numero irrazionale, forse il numero irrazionale per antonomasia, cioè un numero che ha uno sviluppo di cifre decimali infinito, che non può essere razionalizzato, non può essere espresso sotto forma di frazione. E già questo, secondo me, in qualche modo ha qualcosa di poetico in sé. Cioè avere una materia che studia concetti come l'infinito in maniera, come dire, logica, ci fa pensare che, insomma, la matematica non si ferma a evidenze, come dire, strutturate o standardizzate. Sì, dobbiamo ricordare, scusami, perché per qualcuno magari la scuola è lontana, che comunque quel 3,14 con tutte quelle cifre fino all'infinito che ha appunto dietro il nostro ospite, esprime un rapporto molto chiaro a una realtà vera, cioè il rapporto tra il raggio e la circonferenza. Quindi, cioè, non stiamo parlando di astrazioni filosofiche, giusto? No, parliamo del rapporto tra la misura di una circonferenza, appunto, e il suo diametro, che non può essere espresso sotto forma di frazione tra numeri interi, quello intendevo dire, ed è, ci possiamo veramente lavorare anche dal punto di vista artistico, ma arriviamo a quest'altro, certo, a quest'altro poster, in cui innanzitutto la prima cosa che possiamo osservare, io da docente anche di fisica lo devo dire, è il prisma, quindi l'esperimento di Newton che permette di scomporre la luce bianca nei colori dell'arcobaleno, diciamo. Riguarda un'esperienza, diciamo, scolastica, un'esperienza scientifica che riguarda l'ottica geometrica, in cui la matematica e la geometria la fanno da padrone. L'ottica geometrica è citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia, insieme a tanti altri passi in cui c'è la matematica. E la musica invece rispecchia altri aspetti della fisica legata alle onde, perché quando parliamo di luce possiamo parlare anche di onde, ma si riferisce alle onde sonore e alla loro capacità di poter essere descritte attraverso leggi matematiche. Ritroviamo, quando cantiamo in coro, per esempio, delle leggi matematiche un po' diverse che dipendono dalle funzioni goniometriche, per chi non le mastica da un po', le famose seno e coseno, che si vanno a strutturare generando dei timbri diversi. Se per esempio io e Tony andiamo a cantare insieme e intoniamo appunto una stessa nota, che cosa può succedere? Che la frequenza, quindi, dell'onda, quindi noi mettiamo un'onda descrivibile appunto come un grafico di una funzione seno, mettiamola così, la frequenza fondamentale è la stessa, ma abbiamo delle funzioni seno che sono chiamate armonici, ognuno le sue, che sommate a quella fondamentale permettono a chi ci ascolta di distinguere i nostri timbri, e si può dimostrare che in effetti abbiamo delle relazioni matematiche tra le frequenze dei fondamentali con le frequenze degli armonici, che abbiamo delle differenze, delle analogie che appunto possono essere quantificate e descritte graficamente. Questo è solo un esempio di come la matematica possa veramente entrare nel profondo di quella che è la natura della musica, ma anche dell'arte, perché in arte ritroviamo, al di là, diciamo, dei rapporti, delle proporzioni, diciamo, dell'aspetto classico della matematica che ritroviamo anche in fotografia, in arte troviamo tante sperimentazioni. Io nel libro parlo, per esempio, di un'opera che si chiama Corpus Hypercubus di Dalí, in cui la croce, in questo caso una crocifissione, ha la forma di un ipercubo. E un ipercubo è un oggetto a quattro dimensioni sviluppato nelle tre dimensioni. C'è un'opera di Escher in cui viene tassellato un piano attraverso la geometria iperbolica, in cui vengono utilizzati concetti che non sono della geometria euclidea, cioè non si parla di dato una retta e un punto esterno ad essa esiste una parallela unica, no, ce ne possono essere diverse. Quindi la matematica sperimenta, e soprattutto la matematica sperimenta con cognizione di causa e di fronte a un'evidenza che può anche sembrare magari
assurda o difficile da accettare, se è provata in maniera rigorosa, il matematico lo accetta. E questo è un qualcosa, secondo me, di sensazionale e forse anche di unico. Complimenti prof, davvero si evince, traspare la tua passione per questa materia e la grande capacità di divulgarla, per cui invitiamo i nostri amici telespettatori a seguirti anche sui social e ad approfondire la conoscenza e l'amore per questa materia straordinaria attraverso il tuo libro, che ha un titolo poi così bello e accattivante. Grazie a Rocco Dedda, quindi l'appuntamento ve lo diamo in libreria. Rocco, io se posso ti inviterei magari per il futuro a parlare anche con te di questioni diverse dalla matematica, perché credo che tu possa commentare in una maniera originale e laterale, direi, per esempio anche il rapporto tra la grande civiltà occidentale e quelle orientali, che è un punto cruciale del nostro tempo. Magari facciamo un tavolo di lavoro e programmiamo il prossimo libro insieme. Grazie. No, va bene, anche perché ci sono riferimenti anche nel libro, però insomma, non abbiamo tempo per la tua risposta. Non sveliamo tutto. Grazie mille, ma poi non possiamo svelare. L'importante è che tu abbia detto sì. Grazie. Grazie prof, ci sentiamo presto. Allora, grazie per il tuo lavoro. Ciao, grazie mille, grazie veramente.